Carissimi amici della Procuratoria, buona domenica. Oggi domenica di novità, sia per quanto riguarda un po' tutto, perché penso che non aveva mai utilizzato, a parte della mente, il materiale che utilizzo oggi. Allora, se ne è parlato molto nei vari, come dire, gruppi, anche nel nostro gruppo di Telegram. Di questo Parker semislant, come lo chiamano loro, modello 55 SL GR perché è grigio il manico. È un pezzo importante come peso, siamo sui, credo, 70 e 8 grammi, insomma, mi ricordo più, comunque, insomma, importante come peso. Semislant, che strano come definizione, perché in realtà è uno slant. E lo slant io l'ho paragonato a altri due illustri colleghi slant. Qui abbiamo il 37, voi aspetterete che vi dica C, cioè G, la versione gold, che è abbastanza rara. Eccola qua, vedete il paragone. Qualche somiglianza esiste, insomma, come forma. Poi evidentemente non sono identici, eh? Vedete anche la testa, vedete che forse addirittura l'esposizione del 37G è maggiore, il gap, anche il disegno dei solchi, però il profilo dello slant non è così diverso, ecco. Così come anche non è così tanto diverso rispetto all'Icon X3. Certo, c'è differenza, l'Icon X3 si vede che è più, come dire, curvo, ma stiamo parlando di rasoi che più o meno hanno una forma slant, quindi è uno slant. Semislant probabilmente è stato dato il nome perché non è uno slant mite, non è uno slant, tanto per dirvene uno che ho qua sotto mano, come il B1 della Icon. Ecco, no, vedete, questo sì che si nota una grande differenza rispetto alla curvatura della lana. Questo è uno slant più mite, se metto via sotto B1 perché poi succede sempre che sono i venti. Ecco. Vediamo come andrà questo Parker che io ho acquistato in quanto c'era un'offerta e c'era una pre ordinazione prevendita con un piccolo sconto, io quindi me ne approfitto, grazie alla mia scimmia, approfittato di questa occasione per acquistarlo. E beh, proviamolo. Non è a un prezzo contenuto, devo dire, quindi questo è un punto a favore. E quindi ho detto perché no, proviamolo, visto che costa relativamente poco rispetto a certi altri rasoi. Poi poco relativo, c'è gente che ovviamente spendere anche 30, 35 euro per un rasoio, o 25, o 15, non discuto. In assoluto nel mercato dei rasoi non costa caro. Adesso non ricordo a memoria il prezzo, mi ricordo sui 30 euro circa, 30, 40, 25, non me lo ricordo esattamente. Comunque non costa tanto. Lo proviamo con una CAI. Prima con una CAI, perché io, come vi ho sempre detto, i rasoi la prima volta, io non l'ho mai provato, li provo con una CAI, così ho un metodo di paragone, come credo che sia sulla fascia 25-35, ho un lapsus, comunque non parliamo di un rasoio molto caro. Materiale della testa, credo che sia una lega metallica. Il manico è importante, il manico è pesante. Eccolo qua. E vediamo se sono riuscito a farlo entrare. Sì, perfetto. Ecco qua.
nostro rasoio con la lama Kai. Altra novità e molto importante, mi hanno inviato dalla DS Cosmetic in Cina, dalla Cina, alcuni pennelli da provare, da testare, e li ringrazio e lo dico ovviamente che sono stati inviati per il test, per correttezza, tra cui un po' la loro punta di diamante, che è il tasso con manico nero, nodo 24. Spero che si veda. Il tasso gel tip con trick knots, tre nodi. È il miglior tasso della loro linea, da quello che mi è stato spiegato. Io devo dire la verità, ho voluto un po' rodarlo, quindi questo tasso è già stato usato almeno 5 volte da quando mi è arrivato, per provarlo in video in maniera, diciamo, con un rodaggio medio, insomma, non proprio vergine, ecco, perché sennò non si può. Intanto vedete quanto è folto il ciuffo e vedete anche il backbone, molto elastico, non è assolutamente molle, non è assolutamente floppy, come si dice. Effettivamente vi anticipo che è un prodotto di particolare qualità. Messo a bagno nella ciotola di Rocco Contini, che adesso useremo come booster per montare questa crema qua, la Williams, francese. La crema rosée Williams Expert, crema popolare francese, sono nei supermercati. Eccola qua, Williams. Visto che l'altra volta mi hanno detto che io uso prodotti troppo di elite, qualcuno mi ha detto giustamente, ma io faccio, si vede rasoie, perché in realtà saponi non ne ho tanti, però siccome li colleziono, delle volte chiaramente propongo i video dei rasoi che sono effettivamente molto cari. In questo caso un rasoio secondo me per tutte le tasche e con un pennello importante, ma dal prezzo io per correttezza nei confronti del produttore che mi ha mandato per il test, lascerò il link per chi è interessato. Ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, io non ho nessun ritorno, sia chiaro, però siccome me lo mandano per il test, questo è il minimo. Dal prezzo comunque, se vogliamo anche questo, in questo caso io ho visto quanto lo propongono, è assolutamente compatibile con la qualità del prodotto, anzi secondo me è un prezzo interessante. E invece questa crema, che è la Williams, dal prezzo sul Centro Popolare, basta andare in Francia a trovarla, oppure su internet, credo. Allora mettiamo un po' di questa crema. E no, guardate, è chiusa ancora, pensate un po', devo aprirla. Comprata 2 anni fa, credo, tra l'altro, in uno dei miei tanti soggiorni nizzardi. Ecco, così. Direi che è una quantità sufficiente, non troppa. Allora, procediamo con il montaggio. Quindi acqua, io mi sciacquo il viso. Acqua tira il pennello, strizzatina, l'acqua calda che fatica ad arrivare, si deve essere spento il boiler. Questo vi do una notizia dell'ultima ora, ma c'è ancora acqua fredda, va bene, la caldaietta è spenta, è un difetto con l'accensione. Guardate come monta questa crema. Ha un ottimo sentore, eh? Cioè, è classica, ma con un po' d'acqua, acqua fredda. Qui è bello della diretta, così come direbbe qualcuno
qualche noto conduttore degli anni passati. Beh, altro ne fa caldo, ragazzi, quindi anche se un po' le temperature si stanno. Vedete che nonostante l'acqua fredda, montaggio da Dio. Allora, questo pennello effettivamente ha un tasso che molto piacevole, molto gradevole. Tre nodi gel tip. Ma questa crema Williams è impressionante. Allora, nonostante il gelo dell'acqua, ma fa caldo fuori, quindi va bene così, proviamo il nostro Parker modello, non ricordo mai, 55 SL. Armata con la caia. Delicato, educato, niente da dire per ora, tranne che personalmente preferisco i manici corti. Questa è la mia personalissima attitudine e preferenza, quindi non, nulla vuol dire. Questo semi-slant, che è uno slam bar, né più né meno. Sicuramente non estremo. Di che è un bene, ragazzi, perché quegli estremi poi alla fine sono affascinanti, ma tutti i giorni che lo usiamo, non usiamo quegli estremi. Poi c'è chi lo fa, c'è chi lo fa, però generalmente. Appena andato, vabbè, di 2 giorni e mezzo, devo dire che con la CAI ha fatto un eccellente lavoro. Mi bagno ancora con l'acqua fredda e riprendo. Vedete che morbido, guardate. Questo gel tip, questo tasso a 3 nodi. Trick knots, spero di pronunciare bene l'inglese. Massaggia anche bene la pelle. Col tasso, ecco, sempre meglio evitare i movimenti circolari, ma va bene lo stesso. Ogni caso si può fare, no? Andiamo. Con un bel obliquone.
Molto ben grippato il manico, eh? Che brutto grippato. Ha un buon grip. Contropelo di qua. Perché il rasoio si è dimostrato efficace. Quindi ha tolto tutto. Mappiamo un po' il viso, c'è più niente, eh? Qua, cosina. Perfetto, sciacquo, andiamo ad asciugare. Poi facciamo tutti i ragionamenti. Allora, partiamo da dopo barba che non abbiamo ancora messo. E anche questo penso che sia una novità su questi schermi, pur essendo un prodotto che io ho in casa da almeno 2 anni e mezzo, se non di più. Strotto, strotto, original. Questo qua Ostrua, oui, no, oui, Andre comunque francese, Rue de Rocher, Paris, France. Strotto io lo chiamo però, mi piace più così, piuttosto che strui, perché oltre si dice oui in francese, mi sembra, no? Wit, scusatemi, ma non sono un linguista. Eccolo qua. Vedete, francese. Questo è il supermercato, eh? Le feu. Fuoco. Fragranza molto classica. La rinfresca, dai, rinfresca. Allora, partiamo dal fondo, strotto oppure strui, chiamiamolo come volete, oppure straight. No, molto classico, un lobobarba di quelli proprio tradizionali, da supermercato, ma diciamo va bene, insomma, quando uno ha bisogno di un lobobarba normale, questo qua va benissimo. L'avevo acquistato così quasi per caso, devo dire che la fragranza mi piace moltissimo. Come mi piace moltissimo? Mi ha stupito anche perché è la prima volta che lo provavo. Questa Williams è francese. Io pensavo che lo strotto, o straight, o strui, fosse polacco. Un po'. Invece no, questo qua è francese. Quindi alla fine c'è della Francia questa rasatura, c'è un tema francese. Williams, crema anche qua popolare, tra virgolette, ma pour le peau sensible. Ma dalla fragranza e dal montaggio eccezionali. Per essere una crema, diciamo, da 2 soldi, chi io ricordi, magari mi sbaglio, ma spero di no, insomma.
ha fatto ottimamente il suo lavoro di protezione. Per proteggermi da cosa? Da questo semi-slant armato con della Parker, che andiamo a vedere. Ma c'è un rest point, pazienza. Ma è una robina, niente di che, era un poretto. Il 55SL GR, quindi grigio, sarà grey, che è uno slant. È uno slant vero e proprio, non è tanto semi. Un slant, diciamo, non aggressivo, ma che mi ha fatto un risultato veramente ottimo. Mi ha portato via tutto lasciandomi un BBS. Cosa dire? C'era bisogno sul mercato di questo prodotto, ma chiaro che se io avessi già, e non fossi un collezionista, evidentemente, un 37C o anche un G in questo caso, o avessi già un Icon X3, non dovrei probabilmente buttarmi su questo. Ma se io non ho uno slant, amo i manici lunghi, voglio un rasoio che sia aggressivo, che sia efficace ma non aggressivo, questo devo dire che il loro l'ha fatto. Quindi dal punto di vista tecnico è promosso. Non è una grandissima novità, secondo me, cioè, nel senso che non porta nulla di nuovo, ecco, però aggiunge al mercato un prodotto che può essere un competitor per questi tipi di rasoio che ho citato prima, ad esempio. Quindi va bene, insomma, non è un rasoio da scartare, è un rasoio efficace, vedete anche il tipo di testa, insomma, la squadratura, insomma. Chiaramente chi ha già altri slant ci deve pensare un attimo, ma chi magari vuole provare uno slant per la prima volta e ama il manico lungo, ama questo tipo di rasoio, perché no? Assolutamente non è un rasoio da scartare. E poi arriviamo secondo me il pezzo forte della datura, non tanto perché me l'hanno mandato per il test, sono onesto, non è un problema, io ho talmente tanta roba che non so dove metterli, però perché effettivamente questo tasso è un tasso eccezionale, eccezionale perché ha come dire, un ciuffo così folto che è con peli così morbidi, ma allo stesso tempo non cedevoli, che permette un passaggio in viso veramente piacevole. È superiore a quello che al two band che la stessa ditta mi ha mandato a provare mesi fa. Il nodo, nonostante il fatto che sia un 24, cioè io amo i nodi più grandi, è un nodo effettivamente di grande apertura. Guardate come si è aperto come una rosa, non a livello di quello che forse si apriva di più addirittura il two band, però perché mantiene la sua elasticità. Grande, vedete, guardate, grande apertura e pelo che si dimostra una qualità, diciamo, superiore alla media. Quindi è un prodotto che io personalmente mi sento di consigliare, nonostante il fatto che il mio giudizio possa essere condizionato dal fatto che mi è stato dato in test. Però credetemi, non sono il tipo da, come dire, non posso anche tranquillamente dire quello che penso, anche se è un prodotto che mi sono dato in testa, non è nessun problema. In questo caso devo dire lo consiglio fortemente perché è un prodotto di grande qualità. Va bene, io vi saluto, vi auguro buona domenica e ci vediamo la prossima settimana con una nuova rasatura con prodotti che vedremo, insomma, improvviseremo. Buona domenica a tutti e buona barba a tutti.